Ah, guarda il ponte che ti piace tanto. No, no, no. Ho paura. Ma è altissimo, eh. Madonna. Guarda quanto cacchio è alto. No, 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 non devo guardare giù. Tra l'altro c'è sempre un vento della Madonna. Madonna, che paura. Io non so come ho fatto a farlo. Al limite? 60, 15 gradi, 80, vai. Oh, bene fans, Luna Colombo ha fatto la pipì nei bagni pubblici svizzeri, com'erano? Beh, ma pulitissimi, cioè erano anche gratis, eh? Pazzesco, comunque sono veramente avantissimo qua. Cioè c'era il sapone, la carta. Addirittura la carta? Sacchettino degli assorbenti. E nessuno, mi vuoi dire che nessuno ha rubato la carta per portarsela a casa? No. Incredibile. C'era tutto pulito. Ma sono avanti qua. Ah, perché l'ultima volta che l'avevo fatta in Svizzera era, sembra uno shuttle a St. Moritz. Era tutto in metallo tipo. No, a parte St. Moritz che vabbè sono belli, sembrano quelli di casa mia. Non mi ricordo il paese. Comunque dovevi pagare un euro, ti apriva la porta e... Ah, ma quello della stazione ferroviaria? Sì. Ah, sì, beh, il paese chi lo sa, era giù dal Gottardo comunque. 14 gradi, metà luglio signori, 14 gradi. Ah, diciamo che adesso che ho messo la seconda maglia sto un po' meglio. Ma ti dirò, non ho freddo, però insomma 14 gradi si sentono abbastanza. Mi sta salutando o mi dice di fermarmi? Adesso passo e gli do il 5. Ma se gli do il 5 quanto sarebbe... quanto avrebbe fatto ridere? 13 gradi. Security, Security. RS perché sta per racing. Racing? Come l'Audi RS. Come quella che c'è dietro che mi sta continuamente a culo. Guarda adesso, mentre girato mi avvicino, poi fa un 2-3 stella. Sì. Mi stavo vedendo. 1-2-3 stella. Che poi non ho mai capito che è 1-2-3 stai là o 1-2-3 stella. Si dice stella, ma magari era stai là e nessuno ha mai capito niente del gioco in tutti gli anni in cui si fa. Ma a un certo punto dici che succede qualcosa. Non lo so, anche perché sennò spengo la moto. E comunque in tedesco gli parla. Grüezi wohl, auf Wiedersehen, Kartoffeln e Würstchen. Che c***o stai dicendo? I Kartoffeln e Würstchen ci sono sempre. Comunque è incredibile sta moto. Ogni volta che spegni il quadro e lo riaccendi cala un'attacca. Se non la spegni mai va in eterno. Ne aveva 5, l'ho spento accesa 4. Salve, Guarda che gli faccio una boato adesso. Dai, che scemo. Tutte macchine umili. Tutte sposta poveri. Tutti umili, qua dentro. Allora possiamo andare, Sì, ma guarda che questo qua per stare qua a dire prego, arrivederci, prenderà 8.000 euro al mese. Probabile. Grazie, La Madonna. Ah, e come al solito qua anche in galleria scavano fino alle fondamenta. Guarda che roba. Scavo via tutto, col mio scavatore. Scavo via tutto.
e poi lo rifaccio. Meglio, meglio. No, no, non metti Red Dead, tu si tassi addosso. Ah, ecco cos'erano sti rumori. Stai di lato, no? Se, infatti ho sentito dei rumori e ho detto che cazzo è. E invece... mi hai bombardato. Non ho neanche visto che c'era lo scalino. Pensavo fosse staccata qualche attrezzatura dalla moto, in realtà. Stavo già avendo un attacco di panico. Ah, guardia di confine, addirittura. Come negli Stati Uniti, cacciano indietro i messicani. Rothwald? Qual è il limite? 20? 60. Mi presti poca attenzione ai cartelli. Guardalo lì, 60. Che palle. Inizio a pensare che abbiamo delle strade di merda in Italia per far andare piano la gente. Sì. Quindi qua 80. Ok, sono al limite. No, dai, sono 70, vai 80 per favore. E lo so, ma non è così facile mantenere 80 fisso, eh. Vai a 75, non a 70. Perdono, mi chiedo perdono umilmente per questi 5 km orari di scarto. Guarda qua. Questa roccia qua sembrava un uomo imboscato dietro al muretto. Tipo quello del vostro magazzino che salta fuori e controlla se arriva qualcuno. Sembrava una figura così nascosta, un po' mitologica. Che poi l'altro giorno ero in magazzino, boh, passa, dico, ciao e mi fa, oggi sono andato a fare il vaccino, seconda dose, però mi fa male tutto il braccio. Gli ho detto, ma sì, dai che sei forte. Fa, lo so, però, ho detto, dai su che ce la fai. Ah. Occhio all'asfaltino lì. Dove ci sono le crepe che mi è partito via il davanti. Quel gommatino lì di merda mi ha dato la sensazione... anche a te? Ho sentito, è scivoloso, sì. Ma qua è 60-80? Penso sia 80 perché è finito il 40, è fuori paese, quindi... Per quello che veniva su col multistrada sarà stato almeno 100. E ogni volta che dico 100 mi viene in mente i Vazzanicchi che urla 100! 100! 100! 100! Ah, guarda il ponte che ti piace tanto! No! 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 Ho paura! Ma è altissimo, eh! Madonna! Guarda quanto cacchio è alto! No, non devo guardare giù! Tra l'altro c'è sempre un vento della Madonna! Madonna! Che paura! Io non so come ho fatto a farlo! Pensa a fare bungee jumping da qua. Beh, io direi che se vuole sorpassarmi l'Audi non mi fa schifo, visto che continua a starmi a culo. Ma la strada per farlo ce l'ha, eh. Non è che siamo in mezzo, siamo a destra. Cioè, se vuole superare può farlo tranquillamente, quando vuole. È che stiamo andando al limite e... No, grazie a Dio! Speriamo che se c'è da prendere una multa la prende lui. Sì, esatto. E comunque, siccome è il primo viaggio vero che faccio con l'MT, devo dire che a 80 velocità svizzera, comunque bello piatto il motore, non rompe le palle. Tra l'altro lo scarico qua non fa neanche bordello che ti tira scemo. Sella di Dario, bella morbidina sotto le palle, che comunque è importante anche quello. Oggi senza zaino, che da dietro l'una come sembro. Senza zaino come sembri? No, nel senso com'è la borsa lì? Brutta, bella, decente, passabile, meglio il bauletto. No, il bauletto no. No, vabbè, la borsa va bene così. Una borsettina. Ci sta, carina? Sì. E comunque senza zaino un'altra vita, cioè veramente un'altra vita. Mi sento proprio libero. L'unico problema è che non riesco a salire a scendere dalla moto. Ecco. Però finché vai, va bene, il problema è quando ti devi fermare. Adesso racconterò anche un aneddoto di vita vissuta. Vado in palestra l'altro giorno, che era un ufficio. C'è un caldo della Madonna, vado direttamente in camicia senza giacca. Tanto devo fare un chilometro. E al ritorno metto la maglietta e non metto la camicia, se no arrivo in ufficio che è tutta pezzata, no? Ovviamente là mi faccio la doccia, però comunque dopo l'allenamento anche quel chilometro lì sotto il sole continui a sudare. Ora metto la maglietta. Arrivo lì in ufficio, c'è il tizio reception che prova la febbre e mi fa: porca vacca, se sei in pampa, hai fatto braccia?
E gli ho detto, braccio e petto. Ana. E dopo il puttano, se sei grosso. Che personaggio che è. Ma è bella quella sensazione lì, Però purtroppo, cioè nel senso che ti rimane fino a che vai a letto. Poi la mattina dopo non ce l'hai più. No, infatti sta tutto nel... Cioè lo fai, ti sgonfi, lo fai, ti sgonfi, finché un po' alla volta rimane sempre di più. Sì. Sarà una bella avventura. Ho visto che dice 9 ore. Sì, ma dovevamo tornare a casa in tempo per la partita. Non so se la facciamo. Sì, no, ce la dobbiamo fare, ma sono un cazzo dell'Italia.